ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Con la messa crismale, ovvero la celebrazione eucaristica nella quale vengono consacrati gli oli santi, presieduta da Monsignor Reuzzi, si dà inizio al Triduo Pasquale con le celebrazioni della messa in Cena Domini, la Passione e la processione del Cristo morto. Quest'anno ritornerà dopo 2 anni di stop anche la processione penitenziale della Desolata. Credo che sia davvero il momento più importante della vita della Chiesa e io spero che per la nostra comunità ecclesiale sia la celebrazione del Giovedì Santo con la messa crismale e poi la messa in Cena Domini possono essere 2 momenti in cui tutti insieme possiamo riscoprire il vero significato della Chiesa, una Chiesa che deve essere luogo della presenza del Signore attraverso i vari ministeri, a cominciare dal ministero del presbiterato, ma tutti i cristiani, tutti i battezzati sono invitati a scoprire la propria disponibilità al servizio, perché poi la messa in Cena Domini è il grande momento di restituzione dell'Eucaristia nella quale il Signore invita tutti ad essere servi di lui e degli altri. Dunque un momento importante per la vita della nostra Chiesa che prepara poi il grande evento della risurrezione. Proprio oggi Monsignor Reuzzi festeggia i suoi 10 anni di episcopato, che condividerà nelle varie celebrazioni con i presbiteri della diocesi e la comunità. La provvidenza ha voluto che il decennale della ordinazione episcopale si realizzasse nel Giovedì Santo, che credo il momento più bello, soprattutto pensando alla messa crismale, il momento più bello della comunione presbiterale, perché il vescovo ha questo compito di favorire, di essere punto di riferimento della comunione, e questo è anche un impegno per me per ripartire con più entusiasmo, sapendo di poter contare sulla presenza e la comunione e l'affetto e l'amicizia di tanti dei nostri sacerdoti, ma soprattutto credo che questa singolare coincidenza è anche un invito per me a riscoprire ancora di più il vero significato della Chiesa, perché oggi il mondo vuole sapere che cos'è la Chiesa. E io sono certo che attraverso il mio ministero, ma anche attraverso la collaborazione di tutti e di tutti i battezzati, siamo chiamati a dare questa testimonianza. La Chiesa non è una qualunque associazione religiosa, non è una qualunque associazione sociale, ma è il luogo dove gli uomini possono davvero incontrare il Signore, e questa è una grande responsabilità, soprattutto perché la provvidenza ha voluto che il mio decennale fosse vissuto proprio il Giovedì Santo.